Ciao coach, siamo alla vigilia della partita più importante della stagione. Come sta la squadra? La squadra sta bene, consapevole che il percorso che ci ha portato fino a qui ha bisogno di uno sforzo suppletivo contro una squadra valida, forte. Sono abbastanza fiducioso perché credo che attraverso le difficoltà siamo riusciti a compattarci ed arrivare a questo momento con delle certezze tecniche, ma soprattutto con delle certezze di ordine emotivo-relazionale. Sinceramente, coach, pensavi davvero di arrivare fino a questo punto, questo prestigioso traguardo che è la finale di Roma? Ma io credo che dobbiamo essere soddisfatti, dobbiamo essere contenti tutti, perché al di là di quello che pensavo io, è chiaro che prendere una squadra in corsa impone delle criticità forti. Bisogna cambiare tanto da un punto di vista dell'approccio, bisogna mettere a posto qualcosa di tecnico e soprattutto bisogna dare gerarchie e cercare di tirare fuori il meglio da persone che sono state allenate in passato sempre in un modo. Bisogna chiedergli di fare altro, i ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità ed è giusto che e si sono meritati di vivere questa gioia, perché giocare una finale è una gioia e onestamente penso che a me mi è capitato già, sono stato abbastanza fortunato. Fare un playoff e giocare una gara del genere è quell'evento per cui tu ti prepari tutto l'anno. A tal proposito, coach, ricordiamo che tu hai preso in mano le redini della squadra a stagione in corso, tra lo scetticismo di tanti e la fiducia di pochi. Hai saputo però lavorare in silenzio per cucire addosso alla squadra un tuo personale vestito. Ma se questa avventura per te fosse iniziata a settembre, cosa avrebbe avuto di diverso questa squadra? Ma probabilmente avrebbe avuto un equilibrio tecnico diverso, avrebbe avuto forse gerarchie più chiare. È chiaro che la squadra ha subito in corsa dei cambiamenti forti, con inserimenti di giocatori importanti che imponevano una ridefinizione di ruoli, compiti e anche aspettative. E poi secondo me è stata puntellata, e questo va dato merito alla società, con due giocatori che hanno portato grande equilibrio, perché Andrea Somma e Mimmo De Falco sono molto più di quello che si vede nelle statistiche ed è importante che ci siano persone così in una squadra. Di Campli si sa solo che ha primeggiato con la fortissima fortuna nella stagione regolare e con San Severo nel girone playoff, arrivando però in entrambi i casi seconda. Cosa ci puoi dire di questa squadra? Davvero deve essere considerata una terza seconda? Te lo dico sabato verso le venerdì verso le 10:30. Io me lo auguro, però scherzi a parte, è una squadra forte, gran parte delle squadre di B2 che hanno giocato quest'anno. Una squadra forte, grossa, con giocatori esperti, soprattutto sotto canestro, molto tecnici in un paio di elementi, che ha in Giovanino Montuori il faro tecnico ed emotivo. Dovremo fare una grande gara cercando di mettere qualche granellino di sabbia nei loro ingranaggi e cercando di resistere al loro impatto fisico. Cefalù, la trasferta di Cefalù ha dato una maggiore consapevolezza alla squadra. I ragazzi sanno di potersi fidare reciprocamente dei compagni e di potersi fidare ciecamente. Benedetta sconfitta, è il caso di dirlo? No. Benedetta sconfitta no, perché a Cefalù avrei gradito giocare su un campo un po' più agibile, avrei gradito provare a giocare con un arbitraggio sereno. Abbiamo perso lì la possibilità di arrivare primi, ma va bene, sicuramente la difficoltà ci ha permesso di capire che bisogna resistere anche a fattori non tecnici. Cefalù tra l'altro contro noi ha fatto un'eccellente gara balistica, soprattutto che ha fatto sempre canestro, e la settimana dopo hanno fatto una grande gara a Scauri, quindi onore a loro. È chiaro che probabilmente quella gara in altre condizioni avrebbe avuto uno sviluppo diverso. Noi abbiamo avuto la capacità di resettare, giocare due eccellenti gare in casa, le ultime due, battendo nell'ultima in casa bene Scauri, che è una squadra che per taglia e iniziative degli esterni ci aveva messo andate in queste difficoltà. L'esclusione di Robinson ha destato scalpore. Quali sono stati i motivi di questo taglio e perché a questo punto della stagione? Winston ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto, io devo dire la verità, con me è stato perfetto. Da un punto di vista tecnico ha provato a fare uno sforzo giocando in un ruolo non suo, facendo un sacrificio per giocare sotto canestro,
lui che preferisce giocare esterno, o quantomeno immagina che la sua carriera debba vedere uno sviluppo come giocatore perimetrale. È chiaro che però ci sono delle fasi in cui una persona sotto stress per tanto tempo, per ragioni anche non tecniche, come può essere la lontananza da casa, legittima mancanza per tanti giocatori americani, figurarsi per Winston che comunque viene da esperienze extra USA non proprio eccellenti, è stata fatta una scelta in modo tale da rendere tutti partecipi che in questo momento la competenza emotiva è più importante di quella tecnica. Credo che Winston abbia sofferto molto le ultime prestazioni. Adesso chi giocherà sa, tutti quelli che giocheranno sanno di dover dare qualcosa in più per colmare le lacune che lui ha lasciato, soprattutto dal punto di vista dell'atletismo, dei rimbalzi, della fase prettamente atletica. Un tuo atleta dice: le persone fanno brutta figura. Loro sono ragazzi intelligenti, hanno carriere alle spalle lunghe, e tutta gente che ha giocato minuti importanti per salvarsi o per vincere, quindi sanno come si sta in campo sotto stress. E questa è una cosa importante. Io penso che ci sono due giocatori su tutti che per motivi diversi sono l'esempio, l'emblema di questa squadra da un certo momento in avanti, che sono Andrea Somma e Mario Milone, e cito loro solo per il fatto che Dario Madagnone è rimasto infortunato per un mese. Però non è facile, lo dicevo l'altro giorno a un mio dirigente, tenere fuori gente come Somma e Milone, perché sono ineccepibili dal punto di vista comportamentali, sono giocatori collaborativi, sono persone per bene. E non è un caso che nei momenti importanti hanno sempre fatto grandissime prestazioni, anche al di sopra dei loro limiti tecnici. Un'ultima domanda, coach. Tutti hanno un sassolino nella scarpa. Tu sei persona schietta e sincera. Hai un sassolino da toglierti in questo momento? No, sassolini no. Ci sono delle cose che mi hanno dato fastidio, ma non inerenti all'ambiente sarnese. Qualche dichiarazione secondo me improvvida che ho sentito dopo, per fortuna, di qualche mio collega non è stata il massimo secondo me da un punto di vista della deontologia professionale. Ognuno si gioca le sue carte, per fortuna la storia personale di ognuno parla. E adesso siamo concentrati sul mettere insieme gli ultimi tasselli per cercare di fare una grande gara e arrivare fino in fondo la scritta che portiamo sulla maglia. L'ultimo doveroso, un saluto o meglio un appello ai tifosi sardesi per avere tanto tifo e tanto sostegno per il derby. Allora, venerdì sera è un po' una data complicata, oggettivamente si lavora, il concentramento al Livorno non è proprio dietro l'angolo. Se proprio potete, se potete e avete messo a posto i permessi, i bambini e tutto, se vi fate 4 ore e mezzo, penso che questi ragazzi lo meritano, perché hanno dato tanto per 4 mesi e mezzo, da quando l'ho presa io, ma anche prima, dove nessuno di loro aveva omesso la fase di agonismo e di impegno. E secondo me è un momento alto ed è un momento che tutti i tifosi della comunità basket sarnese potrebbero, non dico dovrebbero perché non dipende da loro, ma potrebbero aver piacere e condividere. Bene coach, tu sei il pino, quindi il lupo questa volta lo lasciamo tranquillo in culo alla balena. Non dico il resto, ma lo sappiamo tutti.